Via. Sono il dottor Felice Mario, direttore dell'unità operativa di geriatria dell'ospedale San Donato di Arezzo, dipartimento quello delle medicine interne e specialistiche. Certamente la geriatria non si trova sul fronte attivo del paziente Covid contagiato, ma fa parte insieme alla medicina interna all'interno di questo ospedale di un percorso parallelo non Covid, cercando di dare risposta a tutti i bisogni di salute delle persone anziane. È cambiato molto il nostro lavoro comunque, perché siamo comunque una spalla importante di sostegno per i pazienti al pronto soccorso. Non abbiamo ricovero diretto del paziente Covid, ma abbiamo pazienti a rischio che apparentemente a volte non sembrano Covid, ma che però dobbiamo poi comunque confermarne la sicurezza. Quindi anche noi siamo in alcuni momenti in atteggiamento di forte tensione lavorativa, di stress e di forti, diciamo, emozioni. Abbiamo dovuto superare un cambiamento organizzativo, perché per garantire sicurezza ai medici, agli infermieri, ai familiari, ai pazienti, abbiamo dovuto sicuramente applicare delle regole di isolamento del paziente, e quindi anche i parenti non possono più stare vicino ai loro cari. In precedenza, essendo geriatria e sapendo come il familiare rappresenta un agente terapeutico, il familiare vicino al padre di 90 anni diventa una terapia di rassicurazione, di consolazione per il paziente. Non potendo far entrare i parenti, abbiamo dovuto trovare degli equilibri, diciamo, che si sono sintetizzati su queste regole. Il familiare può entrare mezz'ora a colazione, mezz'ora a pranzo, mezz'ora a cena, in modo da condividere con il proprio caro l'alimentazione, ma anche trovare il modo 3 volte al giorno di comunicare con noi e quindi cercare di controllare molto bene la salute di questi pazienti anziani, che hanno un rischio. Siccome tutta l'attenzione è rivolta verso i pazienti Covid, ci può essere un calo di assistenza, un calo di attenzione sugli altri pazienti anziani fragili, e questo non è giusto, non dobbiamo permetterlo. L'ingresso del familiare è controllato da un tesserino nominativo del familiare, quindi dentro il reparto non entrano persone strane, e poi dobbiamo garantire nelle persone anziane che devono fare il percorso di fine vita, garantire anche la loro dignità finale. Sappiamo purtroppo che il paziente Covid muore da solo, i nostri pazienti non Covid non devono morire da soli, anche se siamo in un ambiente controllato, per cui diamo dei permessi personali alla famiglia, mettiamo il paziente in una stanza singola e possiamo garantire la presenza di questo parente giorno e notte, accogliendolo anche in termini, diciamo, di comfort. Chiaro che questi sono stati dei cambiamenti importanti nell'organizzazione del reparto, e indubbiamente, anche se non è un reparto di prima linea, è tuttavia un reparto che facciamo tamponi, facciamo sierologia, quindi un quadro di stress è presente, perché anche se nella prima diagnosi il paziente non è targato Covid, oggi sappiamo che questo virus è particolarmente strano, che a volte il paziente diventa positivo magari dopo 4-5 giorni, quindi questo crea una situazione di forte allarme, di stress a livello medico-infermieristico, e indubbiamente è un tema anche di turnazione. Tutte queste emozioni ce le riportiamo dietro e a casa con le proprie famiglie, con i propri cari, che è una caratteristica comune di tutto il momento che stiamo vivendo.